Bentornati nel mio canale. Esatto, avete indovinato. Oggi andremo a parlare dei nostri bellissimi sacchi a pelo. Andremo a vedere la differenza, se quale comprare, se comprare quello sintetico o quello in piuma, quale forma, qual è il tipo di sacco a pelo che è meglio per il trekking e altri che sono meglio per magari per il campeggio. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Però innanzitutto, come mai dovreste comprare un sacco a pelo? Perché di solito quando si va a fare l'escursione giornaliera, ovviamente si torna a casa, non si ha bisogno di dormire fuori, dormire all'aperto. Il sacco a pelo ci serve in quelle occasioni in cui andiamo a fare un trekking di più giorni e ci serve per dormire all'aperto. Se in questo trekking di più giorni noi abbiamo le nostre bellissime accoglienze con un letto caldo, una stanza al caldo, una bella doccia, e delle coperte, non abbiamo bisogno del sacco a pelo. Se invece dormiamo in tenda, abbiamo bisogno del sacco a pelo, come altri oggetti, però non sto qui a soffermarmi sugli altri oggetti, oggi ci focalizziamo sul sacco a pelo. Quindi, la principale differenza tra i vari sacchi a pelo che ci sono in commercio è che una categoria di sacco a pelo è in piuma, l'altra categoria di sacco a pelo è sintetico. Partiamo dai sacchi a pelo sintetici perché sono quelli che bene o male sono alla portata di tutti perché hanno un costo un po' più basso rispetto ai sacchi a pelo in piuma ed è proprio quello che ho io qui. Ve lo mostro direttamente, questo qui è un sacco a pelo che ho comprato secoli fa, ormai avrà 4-5 anni. È della Decathlon, marca Forclaz 500 Lite, da 10 gradi. Adesso questo modello qui non c'è più, è stato rivisto un attimo il design e viene venduto con un design leggermente diverso, più o meno però lo stesso, il colore è questo. Però viene venduto a 54,99 euro. Pesa meno di un chilo ed è sintetico. Questa è la dimensione morbida, diciamo che non lo sto tenendo compatto quando sono a casa, perché appunto sono a casa, non c'è bisogno di sforzare questo tessuto che già si sta dilaniando. Vedete qua c'è pieno di buchi, non so quanto resista ancora. Però sì, lo tengo morbido quando sono in casa, quando sono via invece ha queste fascette, questi ganci, diciamo che basta tirare e diventa ancora più compatto. Però comunque questa è la dimensione, questa è la mia mano, questa è la dimensione del sacco a pelo. Mi sto trovando molto bene con questo sacco a pelo da 10 gradi, non da quello da 15 sarebbe ancora più compatto, però io sono freddolosa di notte, quindi ho scelto i 5 gradi, la temperatura comfort, diciamo di 5 gradi in meno, che sono appunto quelli da 10. Questo tipo di sacco a pelo qui è un sacco a pelo, come dicevo, sintetico, quindi quali sono le caratteristiche di questa categoria? Innanzitutto che è resistente all'umidità. I sacco a pelo sintetici infatti mantengono le loro proprietà isolanti anche quando sono bagnati e li rende perfetti per un trekking magari dove siamo in mezzo alla nebbia oppure un trekking dove è prevista pioggia, un trekking lungo, quindi non riusciamo a prevedere il meteo per più di una settimana e non sappiamo che scherzi ci può fare in cammino. Se vogliamo andare sul sicuro e non vogliamo avere problemi di umidità, comunque sacco a pelo bagnato, il sacco a pelo sintetico è la scelta migliore. Anche perché quando si bagna, essendo sintetico, si asciuga anche molto rapidamente. Come potete ricordare dal viaggio che abbiamo fatto sulla Via Romea Germanica, il sacco a pelo del Cioco si è completamente allagato e finché stavamo cambiando le ruote, cambiando le camere d'aria, eccetera, prima di partire per la tappa successiva, l'abbiamo messo al sole, tempo mezz'oretta e si è asciugato. Mettiamo caso anche che il sacco a pelo si bagni, sapete che il sacco a pelo comunque non si deve mai bagnare perché poi siete voi che state male durante la notte perché fa freddo e non sentite il calore, eccetera, perché appunto è umido e bagnato. Nel peggiore delle ipotesi, comunque che il sacco a pelo si bagni, comunque si asciuga molto velocemente. È più indistruttibile. Cosa vuol dire con questo? Che per la sua manutenzione, quindi quando finisco un trekking che ci ho dormito sudata per 7 notti, voglio anche lavare il mio sacco a pelo e lo lavo tranquillamente in lavatrice, 30 gradi, butto dentro e si lava tranquillamente senza rovinarsi. Come vi dicevo prima, i sacchi a pelo sintetici sono anche più economici, si possono trovare
con un buon range di partenza sui 40-50 euro. È adatto per le persone ovviamente che sono allergiche alle piume degli animali. Se qualcuno è allergico alla piuma d'oca, ovviamente non può prendere il sacapelo in piuma d'oca, ma opterà per l'opzione sintetico. Mantengono la forma originale. Con il sacapelo in piuma c'è il rischio che magari il materiale all'interno si amalgami oppure si appiattisca, e quindi bisogna controllarlo un pochino meglio quando si asciuga, perché bisogna sbatterlo bene come un normale piumino, insomma. E per ultimo, i sacchi a pelo sintetici hanno una vasta gamma di temperature, quindi vanno da un range molto alto a un range molto basso. E a proposito di temperature, sapete qual è la temperatura che dovete guardare quando comprate un sacco a pelo? Punto di domanda? Sì? No? Se per caso non lo sapete, ve lo dico brevemente: ci sono scritte all'esterno ovviamente della confezione 4 numeri, che sono le 4 temperature range di quel sacco a pelo, dalla massima alla estrema. La temperatura massima ovviamente è la temperatura con la quale noi non dobbiamo usare il sacco a pelo assolutamente, altrimenti andremo a bruciarci, cioè non saremo per niente comodi, perché il sacco a pelo ci fa stare male perché è troppo caldo. Poi c'è la temperatura comfort, che è la temperatura alla quale una donna può dormire di notte. La temperatura comfort limite, che è la temperatura alla quale un uomo sta bene di notte. E poi la temperatura estrema. Ma la temperatura estrema, come la temperatura massima, non sono da considerare, cioè bisogna guardare quelle comfort e comfort limite. La temperatura estrema, è vero che il sacco a pelo ci protegge da quel tipo di temperatura lì. Se noi per esempio siamo in viaggio, fuori ci sono meno 10 gradi, e noi abbiamo la temperatura estrema a meno 10 gradi, ma la temperatura comfort limite a 0, per esempio, oppure la temperatura comfort a 0, vuol dire che noi potremo resistere all'interno di quel sacco a pelo per un massimo di 3-4 ore, non di più, perché poi moriremo congelati praticamente. La temperatura estrema è proprio per le emergenze, per le situazioni estreme che non capitano nella normalità. Passiamo adesso al sacco a pelo in piuma. Quali sono le caratteristiche di questa categoria di sacco a pelo? Intanto sono molto più leggeri rispetto ai sacchi a pelo in sintetico. Quindi se per caso dovete fare un viaggio molto molto lungo e volete avere lo zaino leggerissimo, il sacco a pelo a piuma potrebbe essere la vostra soluzione. La piuma rispetto al sintetico ha un isolamento termico superiore, vuol dire che ti tiene più caldo anche in temperature più estreme rispetto al sacco a pelo sintetico. È più compatto, vuol dire che con la stessa temperatura un sacco a pelo in sintetico magari sarà grande così, il sacco a pelo in piuma sarà grande così. Si comprime molto di più rispetto a quello in sintetico. Durano molto di più nel tempo se però vengono maneggiati e trattati bene. Mantengono praticamente la loro proprietà isolante e di comfort anche dopo tanti utilizzi, però comunque ci vuole una maggiore attenzione per questo tipo di sacco a pelo. Però come lato negativo, diciamo, c'è il costo, perché un sacco a pelo in piuma può arrivare a costare 200-300, se non di più. Tutto sta nel processo di raccolta ovviamente del materiale. Il sacco a pelo sintetico è molto più semplice da fare rispetto a un sacco a pelo in piuma, perché c'è proprio la raccolta di materiale da mettere all'interno del sacco a pelo che incide molto sul prezzo. Tuttavia, quando si parla di sacco a pelo, all'aumentare del prezzo aumenta anche la qualità del prodotto. Quindi se voi andate a spendere 300 euro per un sacco a pelo, sapete che quel sacco a pelo vale tutti i 300 euro che state dando al negozio, perché è di una qualità veramente maggiore rispetto a quelli da 50 a 60 euro. Per concludere questo video vi dico anche la differenza delle varie forme di sacchi a pelo. Ci sono i sacchi a peli a mummia, tipo quello che ho io, questo qui, che sono larghi dove c'è la testa e le spalle e poi si chiudono più stretti verso i piedi, e sono quelli che sono maggiormente utilizzati nel trekking, perché come dimensioni da chiuso sono molto più trasportabili, sono inferiori rispetto agli altri, che sono i sacchi a pelo rettangolari praticamente, i sacchi lenzuolo, la forma del sacco lenzuolo, che comunque ve la lascio qui. Questi invece, quando sono chiusi, sono molto più ingombranti, e di solito questi sono utilizzati quando magari si prende in macchina e si parte e si va,
in un campeggio dove si ha la macchina vicina e non ci si deve preoccupare del peso dell'attrezzatura oppure dell'ingombro dell'attrezzatura. Per concludere, quindi, sono preferibili per un trekking i sacchi a pelo con la forma a mummia. Per quanto riguarda il materiale invece del sacco a pelo, dovete fare voi le vostre valutazioni. Se siete dei principianti, che ovviamente non sanno ancora se può piacere questo tipo di avventura outdoor, lo sport, non so, magari dormire in tenda, che poi neanche è solo dormire in tenda, però ci sono certe accoglienze durante i cammini che richiedono un sacco a pelo, perché magari loro non forniscono le lenzuola ma danno soltanto un letto, un materasso e basta. Quindi l'uso del sacco a pelo è appunto non obbligatorio, però super consigliato, soprattutto per coprirvi. Mentre se magari volete già avere il top del top, avete un bel budget di soldi da spendere, vi consiglio allora di andare su quelli in piuma. Però bisogna avere una maggiore accortezza rispetto al sacco a pelo sintetico, cosa che io ancora non ho. Per questo motivo non ho ancora fatto l'upgrade al sacco a pelo in piuma. Per il momento va benissimo questo, perché so che in caso di cose che vanno male posso contare su un sacco a pelo che comunque è resistente, anche se non è il top come il sacco a pelo in piuma. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche spunto se siete alla ricerca di un sacco a pelo, se lo volete comprare e non sapete ancora quale direzione prendere. Io vi ringrazio di essere rimasti con me fino alla fine del video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!